Io ho scoperto Ponte Alberete quando mi sono trasferito a Ravenna, l'ho scoperto un pomeriggio e sono rimasto affascinato. Dopodiché ho cominciato a interessarmi del WWF e per vedere di cosa si poteva fare per questo ambiente incredibile, perché io conoscevo già la zona naturalistica del Forlivese, ma una zona come quella non l'avevo mai vista, una palude allagata è una cosa che ti esalta, insomma. Oh, il falco di palude, eccolo qua. Seccando già la valle. Livello troppo basso, siamo sui 14 centimetri e la valle sta cominciando già a seccarsi. E quando vedo anche tanti filmati recenti di altre zone che rivedo le acque limpide, le specie che c'erano appunto Berete, mi piange il cuore. A Punta Alberete c'era il 70% di tutta la popolazione italiana e quindi a livello europeo c'era una grossa fetta di tutta la popolazione delle morette tabaccate. A cominciare dall'airone cenerino, l'airone bianco, l'airone rosso che è in arrivo dai quartieri invernali africani, la gardetta, la nitticora, la sgarza ciuffetto, il tarabusino, l'airone guardaboi. Le piante più pregiate che sono tipiche di ambienti di acqua dolce sono in gran parte scomparse. Quindi mentre prima nell'acqua limpida vedevi un sacco di piante, adesso vedi su quest'acqua torbida è quasi niente. Nell'acqua non c'è più nulla. C'è stato un ragazzo che ha fatto uno studio, ha fatto una laurea in scienze ambientali. Lui nei campionamenti ha trovato solamente 5 specie. Ora se dopo 20 cm non c'è più la luce vuol dire che crolla la vita. Si è visto che in realtà l'acqua che veniva presa dal fiume Lamone era molto torbida. Quando c'era la vegetazione nell'acqua aveva questo effetto di depurazione, che ora questo non esiste più, perché poi per l'apporto anche di specie alloctone aliene come la nutria, ma soprattutto come il gambero rosso della Louisiana, o anche il pascolamento sui fondali da parte di carpe gigantesche, si è persa una buona parte di biodiversità, soprattutto nell'acqua. Ponte Alberete si è abbassata di quasi 40 centimetri negli ultimi 40 anni. L'abbassamento del terreno è dovuto a due fattori, un fattore naturale e un fattore artificiale, cosiddetto antropico. Il fattore naturale è che la compattazione dei terreni naturali di una palude comporta l'abbassamento. Questo abbassamento si può misurare nell'ordine di pochi millimetri all'anno. Quando tu invece in un ambiente di questo tipo aggiungi un'estrazione intensa di quantitativi enormi di acque, ma anche di gas, tutto il terreno subisce un abbassamento anomalo che è la subsidenza antropica o artificiale o indotta dalle attività dell'uomo. C'è anche un problema di mutamenti climatici. Quando abbiamo preso la gestione di Punta Alberete nel 68, avevamo come obiettivo scientifico quello di mantenere lo status, perché c'erano tutte quelle specie di piante e di animali che erano tipiche, che si erano sviluppate nei secoli precedenti. Un primo amore grande come quello delle punte non te lo puoi scordare. E continuiamo adesso, io giro poco perché cammino male, ci vedo poco. Ammettere una sconfitta non piace a nessuno.